Ciao, io sono Louise. Nessuno ha mai osato negarmi qualcosa. Dopotutto, mio padre era un magnate dell'edilizia e mi viziava tantissimo. Sin da quando ero piccola, sono sempre stata circondata dal lusso e dai gioielli. Compravo gli abiti dei designer più famosi. Avevo alcuni jet privati e andavo alle feste delle celebrità. Spendevo una marea di soldi. Tuttavia, questa storia parla di cose che non si possono comprare. Ero abituata a ottenere tutto ciò che desideravo. Ecco perché all'età di 17 anni avevo già esaurito tutte le idee e non sapevo più come spendere la fortuna di papà. Dovrei commissionare una mia statua in oro, una fontana piena di diamanti. Oppure... Louis, la vita non è fatta solo di divertimento. Quando avevo la tua età... Non di nuovo. Papà era nato povero e adorava parlare di come era diventato ricco. Anche tu dovresti imparare a fare qualcosa, tesoro. Papà, non iniziare. Le mie mani non sono fatte per lavorare. Qualche tempo prima, l'azienda di papà aveva costruito un lussuoso resort sciistico in Svizzera. Visto che ero curiosa di visitarlo, ci sono andata per le vacanze invernali. Wow. Papà non è riuscito a venire. Ma ha mandato due guardie del corpo. Ok, scimmioni, prendete le mie valigie e partiamo. Ciao, papà. Quando sono scesa dall'aereo, mi è caduto l'iPhone nuovo di zecca nella neve. Dannazione, stava così bene con la mia borsa. Papà aveva comprato diversi stabilimenti in quella zona, quindi quel posto era praticamente suo. Le persone che erano lì sapevano che ero sua figlia e mi hanno dato un caldo benvenuto. Anche se ascoltare i loro complimenti era davvero noioso. Sapevo di essere fantastica. Dopo una passeggiata, sono arrivata al mio chalet. Ehi, gorilla, sistemate i miei abiti nell'armadio. Non voglio rovinarmi la manicure. Ho aperto il PC portatile e per sbaglio ci ho versato sopra della spremuta d'arancia. Non funzionava più. Cavoli, ero senza telefono e anche senza computer. Senza Instagram sarei morta di noia. Ho chiesto alle guardie del corpo di cercare un tecnico e di portarlo subito da me. E i due gorilla hanno annuito e si sono precipitati fuori dalla porta. Che cosa avrei dovuto fare in quella discarica per tutte le vacanze? Era troppo noioso. Poco dopo, le guardie del corpo sono tornate, insieme a un ragazzo carino. Era Max, il tecnico. Era vestito come un barbone, ma era comunque in ottima forma. Wow! Ero certa che mi avrebbe guardata con aria da innamorato, proprio come tutti gli altri. Invece, per mia sorpresa, ha alzato gli occhi al cielo. Perché mi avete trascinato qui a quest'ora? Non ho con me i pezzi di ricambio per sistemare un modello così costoso. Quindi, come dicono dalle mie parti, adios. Non era impressionato da me. Ero irresistibile. Non mi era mai successo niente di simile. Eppure così era ancora più interessante. L'avrei fatto innamorare di me. Quando Max si è diretto verso la porta, ho schioccato le dita e le guardie del corpo gli hanno bloccato l'uscita. Ho organizzato una festa tutta per me. Vorresti essere il mio cameriere? Non sono interessato. Era davvero uno zuccone. Ho preso un ventaglio di banconote e mi sono fatta aria. E ora? Ha sbuffato, ma ha accettato. Ho detto a Max di mettersi uno smoking. Sembrava appena sceso dal podio. È scomodo e prude. Poi gli ho detto di cucinare e di servirmi i piatti tenendoli in equilibrio sulla testa. E quando non ho gradito quello che mi aveva preparato... E questa la chiami carbonara? È sbobba. Assaggiala. Ho gettato la pasta in faccia a Max. Lui era nero di rabbia. Che ridere. Mi sono divertita molto. E gli ho lanciato addosso i soldi che aveva guadagnato. Max mi ha guardata con odio e ha raccolto le banconote. È inutile che fai il timido. So che posso comprare tutto e tutti. Non puoi trattare le persone così. Un giorno la pagherai. Dopo aver detto quelle parole, è uscito dalla stanza. E io sono andata a dormire. La mattina seguente sono andata a sciare. Volevo sfoggiare il mio nuovo outfit. L'istruttore ha detto che prima di salire sugli sci dovevo allenarmi. Non ero lì per sentire le sue paternali. Ho deciso di ignorarlo. Davanti alle piste c'era la fila. Così ho scelto la pista con meno persone e mi sono avviata in quella direzione. L'istruttore ha cercato di fermarmi. Quella pista è troppo difficile. Non mi dica quello che devo fare. Troverò un modo. Sono salita sugli sci, mi sono data la spinta e ho iniziato a sciare. Stavo prendendo sempre più velocità. All'improvviso ho realizzato che non sapevo come fermarmi, però.
come si controllano queste cose? A un certo punto sono uscita dalla pista e sono finita in un burrone. E incubo, ho fatto un volo incredibile. Sono caduta sulla neve e ho battuto la testa. L'ultima cosa che ricordo è una piccola capanna in lontananza e il viso preoccupato di qualcuno. Ho aperto gli occhi e mi sono ritrovata in una stanzetta. Mi pulsava la testa e faticavo a concentrarmi. Che cos'era successo? Dove mi trovavo? E chi ero? Poi un dottore e un tipo carino sono entrati nella stanza. Il medico mi ha parlato e mi ha fatto diverse domande, ma non mi ricordavo niente. Era come se qualcuno mi avesse cancellato completamente la memoria. Poi se n'è andato, ma il ragazzo carino è tornato. Louise, stavi sciando e hai battuto la testa, ma stai bene, i dottori dicono che la memoria ti tornerà presto. Io? Meno male. E tu chi sei? Io? Sono il tuo ragazzo, Max. Viviamo con le mie sorelle in una capanna vicino alla città. Wow, ero senza parole. Quando Max mi ha preso la mano con dolcezza e mi ha aiutata ad alzarmi dal letto, mi sono sentita arrossire. Dai, Louise, è arrivato il momento di tornare a casa. Secondo il dottore, è meglio se stai in un ambiente familiare. Abbiamo preso la motoslitta e ci siamo diretti verso la capanna. Se devo essere sincera, mi aspettavo qualcosa di meglio. Non c'era molto spazio e i mobili erano economici e scomodi. E i miei genitori? Per caso sono ricchi? Oh tesoro, amo il tuo senso dell'umorismo. Vivono in Messico, ricordi? Io guadagno qualche soldo e lo mando alle nostre famiglie, mentre tu ti occupi della casa e delle mie sorelle, Adriana e Catalina. In quel momento sono entrate due bambine che mi hanno abbracciata. Louise, sorellona, finalmente sei a casa. Ehi, avete le mani sporche di vernice. Non sporcatemi i vestiti. Le bambine si sono guardate e hanno messo il broncio. Poi Max ha detto che doveva andare al lavoro e che era arrivato il momento che io mi occupassi delle faccende domestiche. Mi ha dato un bacio sulla guancia ed è andato. Sono arrossita. Avevo chiaramente perso la testa per lui. Siccome non ricordavo niente, ho chiesto ad Adriana e Catalina di dirmi cosa facevo di solito in casa. Oh mio Dio, la lista era lunghissima. Vi prego, uccidetemi. All'inizio ho dovuto tagliare la legna e accendere il camino. A momenti non riuscivo a reggere l'ascia. Non ero Wonder Woman, ok? Sei troppo goffa e debole. Anche accendere il fuoco è stata una sfida. Sei piena di fuliggine. Sì? Vieni qui, adesso ti abbraccio. Non mi prenderai. Poi ho dovuto fare il bucato e dare una ripulita generale. Perché mi ero fatta la manicure? Con quelle unghie non riuscivo nemmeno a strizzare lo straccio. Dannazione, mi si è rotta un'altra unghia. Poi ci è venuta una fame terribile. Volevo ordinare una pizza, ma a quanto pare non avevamo i soldi. Non avevo scelta, ho dovuto cucinare. Sfortunatamente ero in grado di bruciare persino l'acqua. Per colpa dell'amnesia dovevo essermi dimenticata come si cucina. In breve, durante i miei esperimenti ho quasi bruciato la casa. Al posto del cibo mi sono ritrovata con una pentola piena di carbone. Non ha un bell'aspetto. Credo che mangerò la neve. Sì, anche io. La sera mi faceva male ogni cellula del mio corpo. Facevo davvero una vita simile. Era un incubo. Volevo solo andare a dormire, ma le sorelle di Max mi hanno costretta a giocare. Leggici un libro. No, facciamo uno scivolo con la neve. Silenzio, lasciatemi in pace. Ora vado a dormire e voi fate pure quello che volete. Catalina e Adriana hanno messo il broncio e ho capito che stavano per piangere. Poi Max è tornato a casa. Le bambine lo hanno abbracciato tutte contente e lui ha dato loro delle caramelle. Siete state brave? Com'è andata la giornata, amore? È stato orribile. Non voglio fare la vita della domestica. Mi sono rotta tutte le unghie, sono stanca e ho fame. Qui dentro fa freddo e le tue sorelle sono due mostriciattoli. Max si è guardato intorno. Sembrava che in casa fosse passato un uragano. La cucina era piena di fumo e sul tavolo c'erano dei piatti di carbone appena sfornato. Poi ha sorriso teneramente e ha detto che ci avrebbe pensato lui. Ha ripulito tutto, ha acceso il fuoco e ha cucinato uno stufato dal profumino delizioso. Le sue sorelle lo hanno aiutato. Per mia sorpresa, quella capanna mi è subito sembrata accogliente. Ho guardato Max leggere un libro alle sue sorelle e mi sono vergognata di essere così incapace. Il giorno seguente, quando Max è uscito per andare al lavoro, ho ricominciato a occuparmi delle faccende. Questa volta mi sono impegnata di più e ho notato che stavo migliorando. Sono persino riuscita a cucinare qualcosa di commestibile. La sera ho chiesto ad Adriana e Catalina se volevano giocare con me.
Avete delle bambole bellissime. Creiamo una casa di cartone. Abbiamo scherzato e riso tantissimo. Le bambine si sono addormentate subito. Sono andata a prendere una coperta per loro e ho urlato quando ho visto qualcuno spiarmi dalla finestra. Ero terrorizzata. Fortunatamente Max è tornata a casa poco dopo. Ha detto che me lo ero immaginata, ma io ne dubitavo. Dopo un paio di giorni, la memoria non mi era ancora tornata. Eppure, sapete, ho capito che, anche se la vita non era semplice ed ero povera, ero comunque felice. Max ha preso un giorno di ferie e ho deciso di cucinare qualcosa di speciale. Mentre stava giocando nella neve con le sue sorelle, sono sgattaiolata all'alimentari. Stranamente, le persone continuavano a guardarmi in modo sospetto e si scambiavano dei commenti a bassa voce. Magari avevo qualcosa in faccia. E poi ho visto due tipi grandi e grossi. E poi un flash. Un aereo privato, una vita nel lusso, gli sci e la caduta. Mi sono ricordata tutto. Io non ero la ragazza di Max. Io ero Louise Ricci. Mio padre era un milionario e io ero un'ereditiera. Mi sono ricordata di aver visto Max subito dopo la caduta. Probabilmente mi aveva portata lui in ospedale. E poi, quando aveva scoperto che non ricordavo niente, aveva deciso di vendicarsi e mi aveva detto che ero la sua ragazza. Aveva persino convinto le sue sorelline a mentirmi. Ma questo era un pazzo! Sono andata dalle mie guardie del corpo. Probabilmente erano preoccupati da morire, come mio padre d'altronde. Ehi, zucconi! Volete essere licenziati? Perché non mi avete trovata? Hanno spalancato gli occhi come se avessero visto un fantasma. Poi ho detto loro di chiamare un elicottero e di portarmi da Max. Quando siamo arrivati alla capanna, ero fuori di me dalla rabbia ed ero pronta ad aggredire quel bugiardo. Tesoro, cosa... Ne ho abbastanza delle tue bugie. Mi ricordo tutto. Sono ricca. Beh, spero che tu abbia capito la lezione. Non dovresti trattare male gli altri. Neanche per sogno. Tornerò alla mia vita perfetta nel lusso più sfrenato, mentre tu rimarrai nella tua capanna da barbone. Come hai potuto sfruttare le tue sorelle in quel modo? Sei fuori di testa. Qualcuno doveva darti una lezione. Ringrazia il cielo che non chiamo la polizia. Dopodiché sono salita sull'elicottero e sono tornata al mio chalet. Ho ricominciato a godermi il denaro. Per colpa di quell'idiota mi erano persino venuti i calli, uffa. Volevo farmi una manicure, ma poi mi sono improvvisamente ricordata una cosa. Avevo visto qualcuno spiarmi mentre ero nella capanna. Le mie guardie del corpo sapevano dove ero finita, ma non mi avevano aiutata. Che traditori! Come avevano osato? Dirò tutto a papà. Sono sicura che vi licenzierà. Non troverete mai più un altro lavoro. Il giorno seguente siamo tornati a casa. Sono entrata di colpo nello studio di papà e gli ho raccontato tutto. Ovviamente ho denunciato il comportamento dei bodyguard. Si erano fatti gli affari loro invece di prendersi cura di me. Papà ha aggrottato la fronte e i due scimmioni hanno abbassato lo sguardo. In realtà, tesoro, sapevo tutto. Cosa? Mi sono sentita tradita. A quanto pare, quando Max mi aveva trovata, aveva contattato i bodyguard e mio padre. Aveva colto l'occasione per dirgli come l'avevo trattato. Quando papà e Max avevano scoperto che stavo bene, ma che soffrivo di amnesia, avevano deciso di darmi una lezione e di mostrarmi che cosa significa vivere e lavorare come tutti. Ho detto alle guardie del corpo di tenerti d'occhio per assicurarmi che stessi bene. Mi hanno tenuto aggiornato. Non ti è piaciuto essere indipendente? Dai, ammetti di esserti sbagliata e di aver trattato male quel ragazzo. Le sue parole mi hanno fatto ribollire il sangue nelle vene. Come aveva potuto fare una cosa simile a sua figlia? Gli ho urlato che non avevo più intenzione di parlargli e sono corsa via. All'inizio ero felice che la mia vita fosse tornata alla normalità. Ho speso i soldi di papà in gioielli e vestiti, ma per qualche motivo non riuscivo più a sentirmi soddisfatta. I diamanti brillavano, ma non riuscivano a trasmettermi calore. Mi sono stufata e ho deciso di fare qualcosa. Quando ho detto che volevo pulire la mia stanza, la domestica è quasi svenuta. Dopodiché mi è venuta fame. Non sono andata al ristorante. Anzi, ho trovato un video di cucina e ho preparato dei biscotti allo zenzero. Erano deliziosi. Ne ho dati un po' anche alle domestiche e ai bodyguard. Alla fine erano molto gentili. E poi ho pensato che sarebbe stato bello fare qualcosa di manuale. E mi sono ricordata di quanto mi ero divertita a costruire la casa delle bambole con Adriana e Catalina. Se devo essere sincera, quelle bimbe mi mancavano molto. Per quanto riguarda Max, non riuscivo a smettere di pensare a lui. Era messicano ed era andato in Svizzera solo per guadagnare un po' di soldi da mandare alla madre malata. Ecco perché quando mi ha incontrata per la prima volta, non mi ha mandata subito a quel paese.
Ho capito che mi ero comportata male e che mi ero meritata quella lezione. Dovevo sistemare le cose. Papà, possiamo parlare? Certo, tesoro. Sai, ho riflettuto molto. Avevi ragione. Ero viziata. Non apprezzavo le persone e non sapevo fare niente. Papà era così commosso che mi ha permesso di andare in Svizzera da Max per parlargli. Faccio preparare l'aereo. Mi sono precipitata alla capanna. Non sapevo nemmeno che cosa gli avrei detto. Volevo solamente vedere Max e le bambine. Ma quando sono entrata, ho notato che la capanna era vuota. Se n'erano andati. Sono corsa in città e ho chiesto di loro. Gli abitanti del posto mi hanno confermato che Max e le sue sorelline erano ripartiti. Oh no, essi avevano deciso di tornare in Messico. Non sarei mai riuscita a ritrovarli. Dopotutto non avevo il numero di Max e non conoscevo il suo cognome. L'ho cercato invano per diverse ore. E poi sono tornata all'aereo. Mi sentivo malissimo. Mi stava bene. Poco dopo sono tornata a casa. Stavo troppo male. Trovare un amore simile era raro e io l'avevo sprecato. Quando sono entrata nello studio di papà, all'inizio ho pensato che stessi sognando. Era impossibile. Seduto accanto a papà, c'era Max. Mi tremavano le ginocchia e sono quasi caduta. Ma Max mi ha presa al volo. Che cosa ci fai qui? A quanto pare, io non ero l'unica che era dispiaciuta per come era finita quella storia. Max ha detto che dopo la mia partenza aveva capito di tenere molto a me. Anche le sue sorelline continuavano a chiedergli di me. Trovare l'indirizzo di una ricca ereditiera non era stato difficile. Mentre io li stavo cercando in Svizzera, loro sono venuti a casa mia. Papà aveva proposto loro di farmi una sorpresa. Wow, sembrava una fiaba. Non avrei dovuto ingannarti. Possiamo ricominciare da capo. Io sono Max. Piacere di conoscerti. Io mi chiamo Louise. Che bellissimo nome. In quel momento, Adriana e Catalina sono entrate di corsa nello studio. Le ho abbracciate fino a stritolarle. Dopo aver saputo della madre di Max, papà gli ha offerto un buon impiego nella sua azienda. Tuttavia, lui ha gentilmente rifiutato. Grazie, ma voglio raggiungere i miei traguardi da solo. Le chiedo solo il permesso di uscire con sua figlia. Papà si è asciugato una lacrima commosso e ci ha dato la sua benedizione. Ora viviamo tutti nella stessa città. Io realizzo giocattoli per bambini e li dono in beneficenza. Le sorelle di Max vanno a scuola e lui si sta costruendo una carriera. Stiamo benissimo. Ho capito che i soldi non possono comprare la felicità. Raccontatemi un po', qual è la cosa più magica che vi è successa quest'anno?